Ci siamo, ma buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti al nostro appuntamento preferito della settimana, ovvero quello del venerdì, perché da una parte inizia il weekend e dall'altra c'è il nostro appuntamento live che ovviamente ci gasa ai massimi come sempre, il secondo della settimana perché il primo è al martedì e venerdì alle 18. Per chi ci guarda sul tubo in differita e magari non è riuscito a essere presente live o non sapeva che c'è anche la diretta, vi ricordo che questi due appuntamenti sono su Twitch, quindi non qui su YouTube ma su Twitch. Quella che state vedendo è una differita e quindi se volete partecipare la prossima volta in diretta seguite il link che trovate in descrizione al mio canale Twitch. Bene ragazzi, che dire, un bel casino è successo in questi giorni col fattaccio di BitMEX che ha scosso un po' tutto il mercato, e però neanche troppo a dir la verità. C'è da vedere adesso che sviluppi avrà questa situazione, se si ripercuoterà su altre piattaforme, se come andrà a finire anche, perché adesso è ancora tutto in divenire, insomma c'è ancora molto di cui parlare, molto da capire, e magari ne parleremo un po' anche oggi con anche qualche sondaggio, perché voglio sapere anche la vostra opinione per ovvi motivi. Di altre cose di cui parlare, allora, io ho raccolto alcune domande che qualcuno di voi mi ha fatto offline, che mi ha chiesto per piacere se potevo riportare alcuni argomenti, insomma mi avete contattato via mail, via Telegram, sapete che ci sono vari modi per scrivermi privatamente, io cerco sempre di rispondervi, non sempre ci riesco in maniera veloce, però vi giuro che faccio il possibile, e quindi ho riportato una domanda che mi ha fatto uno di voi molto gentilmente e ho deciso di parlarne proprio oggi. Poi parliamo un po' dell'euro digitale della Banca Centrale Europea, perché ieri mi pare, oggi o ieri, poche ore fa insomma, è uscito un report sull'euro digitale stesso, quindi sul perché serve, sul come si va ad inserire, qual è il suo scopo. È un report di 50 pagine che ovviamente non vi dico di leggere e non leggeremo oggi insieme, ma magari portiamo a casa i punti chiave, perché io me lo sono letto, mi sono letto questo mappazzone fantastico, però ne vale la pena, insomma è interessante, è un argomento interessante. E poi ovviamente guardiamo i nostri fantastici grafici che insomma non volgono proprio al meglio, visto che Bitcoin, un po' a causa vuoi di BitMEX vuoi di del mercato stesso, perché si tende sempre a dare un rapporto di causalità tra le notizie e il prezzo stesso, ma a volte non è così, insomma c'è un po' di scossone, però dire che una notizia causa un movimento di prezzo non è sempre vero, anche perché a mio parere, adesso non so poi cosa ne pensate voi, ma il discorso di BitMEX, no, il fatto di cui tra poco ne parliamo, il discorso che è sotto i riflettori degli enti regolatori americani, a me non è che dispiace, perché io da trader la cosa che mi interessa è avere una piattaforma su cui fare trading in maniera tranquilla, quindi che sia regolamentata, che sia a norma, che venga sottoposta ai giusti controlli, è meglio, perché io da trader sono più tranquillo che domani non mi sparisce oppure non ci sono dei magheggi strani e magari non mi liquida le mie posizioni, cosa che BitMEX era risaputa fare. Quindi io dico che questo a lungo termine sarà una cosa positiva. Io mi auguro che il trading di derivati, che è una cosa a cui io tengo molto, perché è un'operatività che io faccio, che reputo utile, e quindi io spero che venga regolamentata e venga messa giù nella maniera corretta, in modo che noi trader appunto la possiamo fare in una maniera un po' più tranquilla, un po' più e dormire magari la notte senza temere che il giorno dopo non c'è più l'exchange. Magari parliamo anche di qualche alternativa a BitMEX, già che ci siamo, visto che io è da ormai un annetto che non lo uso più per via delle sue shadows famose per liquidare tutti quanti e basta, tiriamo un po' il punto. Però iniziando voglio partire con le vostre domande che vi incentivo subito a fare, sempre a fare, perché il bello di questi live è che decidete voi di cosa si parla tramite le vostre domande e la vostra partecipazione, quindi non temete, chiedete tutto quello che vi passa per la mente, al limite se mi chiedete di qualche strana altcoin che non ho ancora il tempo di guardare, perché vi ricordo che fino al 30 di ottobre io farò ancora
ancora doppio lavoro e da lì in poi riuscirò a dedicarmi al 100% alle cripto. Fino ad allora, insomma, le altcoins diciamo che non è che me le studio proprio tutte, ecco, se no non dormo più neanche quelle 4-5 ore a notte, poi mi vedete con queste occhiaie e mi dite: oh, ma cosa hai combinato? Ma t'han picchiato, t'hanno menato, no? Quindi niente, fate tutte le domande che vi passano per la testa e iniziamo subito a leggerle, partendo dalle prime. Primo, grandissimo, buonasera Luca, eccomi qui come sempre, grande The Business Zen, numero uno, sempre sul pezzo. Ciao, ciao Luca, ciao Luke, alla grande gasati. Ciao Luca e buon venerdì a tutti. Rinnovo anch'io il buon venerdì a tutti voi. Ciao Luca, buonasera a tutti, buonasera gasati. Ciao Luca, come la vedi? Insomma, c'è da vedere perché insomma Bitcoin è un po' lì che, ve l'ho detto, sembra aver fatto un lower high in questo ultimo movimento di brevissimo. E non è bellissimo il grafico degli ultimissimi giorni. E c'è da vedere adesso gli sviluppi che farà per vedere che intenzioni avrà anche su un time frame un po' più elevato, ma ne parliamo tra poco quando analizziamo per bene il grafico, che oggi qualcosa da dire finalmente c'è, insomma qualcosa in più. Intanto il livello 10.500 sembra tenere e ogni dip è un buy. Esatto, per adesso sta tenendo, c'era il livello che è proprio 10.450 io avevo messo, ve lo faccio anche vedere, questo livello qua che vedete in giallo, questo che ho crocettato, che in sostanza è come se fosse un range high di un intervallo compatto che ha costituito poi il bottom di un range più grande. So che sembra tutto un gioco di parole senza senso, però considerate, adesso ve l'ho detto, poi andiamo ad approfondire meglio il grafico, però visto che è saltato fuori l'argomento, due parole le spendo. Il range principale, come sapete, è questo tra gli 11k e sotto i 10.140, e al suo interno ovviamente qua sotto abbiamo un pool di liquidità e sopra in realtà abbiamo una struttura un po' più particolare, più puntiforme rispetto a un pool di liquidità, che però denota chiaramente offerta. All'interno del range, al di là dei palleggiamenti range high, range low che stanno accadendo, e l'ultimo per l'appunto con lower high che vi dicevo, abbiamo questa formazione all'inizio, ok? Quindi abbiamo avuto il dump di settembre, di inizio settembre, ok? Qualche giorno di lateralizzazione e poi è iniziata questa configurazione ranging. Quindi assume un po' di significatività anche questa parte laterale iniziale. Per lo più ovviamente il range high 10.450, che come giustamente ci faceva notare il nostro amico cripto investitore della community, per adesso sta tenendo ed effettivamente vedete che ha fatto un paio di assorbimenti interessanti, quindi sull'intraday proprio, perché qua si parla di un'operatività da stravicino, è interessante da seguire, però appunto ne parliamo dopo, non voglio spoilerarvi troppo, se no poi chiudete e non guardate la parte finale del video. Salve a tutti, Cryptobelli, ciao Cryptobelli, è grande, mi sei piaciuto. Ciao Luke Chartwalker, fantastico anche questo, ciao Ciurma. Hai letto delle dichiarazioni di Vitalik nelle quali dice che per passare a Ether 2.0 ci vorranno anni? Che ne pensi? Penso che è vero, perché non so se avete visto il mio video su Ethereum 2.0 che avevo pubblicato un po' di tempo fa, ormai di tempo ne è passato, però a parte le previsioni per la Phase Zero, che è la prima fase prevista proprio come fase iniziale, fase di via, di varo del progetto Ethereum 2.0, che non si sapeva bene quando fosse, se era entro il 2020, inizio 2021, non si sa ancora bene quando è, perché si gioca un po' con le testnet, il termine era già previsto per anni avanti, ok? Quindi non era un qualcosa di immediato, chiaramente, ma era un qualcosa di avanti negli anni. Perché? Perché c'è la Phase Zero, che è quella la più immediata di cui parlavamo poco fa, che prevede il lancio della Beacon Chain, perché in sostanza Ethereum 2.0 prevede la Beacon Chain, che è una chain il cui compito è coordinare gli shards, che sono altri frammenti, cioè altre blockchain che si dividono un po' l'onere delle transazioni, l'onere computazionale, e poi la Beacon Chain le coordina e prende i dati senza prendere tutte le transazioni, prende i dati importanti, ci si ancora ogni tanto, in
modo da portare avanti temporalmente l'archivio, diciamo, della blockchain. La Beacon Chain è la prima, ovviamente, con cui parte anche il Proof of Stake in versione beta, chiaramente, e poi ci sono tutta un'altra serie di migliorie da fare, la migrazione degli smart contract, tutto un discorso di sblocco dei token, perché all'inizio gli Ethereum che manderete saranno, la transazione sarà unidirezionale, quindi non si possono più riportare indietro. C'è tutta una serie di cose che devono essere implementate al di là della Beacon Chain, chiaramente ci vorranno anni effettivamente. Mi pare che una stima iniziale era 2022 e oltre, quindi assolutamente non c'è da avere fretta, c'è da concentrarsi adesso su altro per la scalabilità, tipo i cosiddetti layer 2 di Ethereum, che permettono appunto di scalarlo con dei livelli successivi, dei livelli ulteriori che vengono che vanno sopra, diciamo, Ethereum, quindi non sono cose on chain ma sono su questi ulteriori layer. Ci sono le ZK rollups, le optimistic rollups, c'è ad esempio Omise Go, che è un altro layer 2, insomma ce ne sono parecchi. A tal proposito, riguardando anche il tema DeFi, visto che molti si lamentano del fatto che la DeFi ormai è inaccessibile, ormai è da un po' è inaccessibile a chi magari non ha grossi capitali perché le gas fees massacrano, ecco, ho visto, mi pare che sia già in produzione tra l'altro, che Synthetix permette il mining delle sue, di alcuni suoi sintetici tipo SUSD, per poi fare il farming anche di SNX utilizzando uno di questi layer 2 che, se non erro, sono proprio le optimistic rollups, non vorrei dire una cavolata, però magari andiamo ad approfondire in futuro, in uno dei prossimi video, anche questa cosa, per chi non vuole farsi massacrare dalle fees, insomma. Riguardo alla DeFi, tra l'altro, volevo fare un video, adesso vi ho promesso il video su Zapper, che lo farò se riesco già lunedì magari, visto che è una cosa comunque abbastanza easy. Poi ho in programma un sacco di altre cose, perché già da sola la DeFi potrebbe occuparmi tutto il canale ormai, viste le novità che ci sono, però vabbè, un po' alla volta, le più importanti le facciamo. Finalmente sono riuscito ad abbonarmi, contento di riuscire a sostenerti in qualche modo, grazie per il tuo lavoro Valerio, ti ringrazio veramente di cuore, e a te, come a te, anche a tutti gli altri, quelli che hanno deciso di abbonarsi a questo canale Twitch. Vi ricordo che se avete Amazon Prime potete abbonarvi tramite Twitch Prime in maniera completamente gratuita, e a me arriva una piccola donazione periodica se rinnovate ovviamente l'abbonamento ogni mese. Vi ricordo che con Amazon Prime non vi costa nulla, quindi vi ringrazio veramente tanto, è un modo per sostenere il mio lavoro, oltre ovviamente ad usare il ref link che vi scillo in continuazione, non perdo nessuna occasione, però ovviamente vi scillo solo i ref link delle piattaforme che io stesso utilizzo e che reputo completamente affidabili, altrimenti non lo farei mai. Continuiamo! Prima live, grandissimo, benvenuto tra noi, spero che ti piaccia, se hai qualche commento fallo, se hai qualche critica falla, sei il benvenuto. Novità su Libra? Ma che io sappia no, non so se voi sapete qualcosa di più di me, ma io non ho più sentito niente riguardo a Libra. In verità doveva uscire tra l'altro in questo periodo, era prevista la fase beta, però non si è più saputo niente, chissà. Ciao Luca, come va? Ma dai, non c'è male, ho preso un po' d'acqua tornando dal lavoro in bicicletta, ma non c'è male, al di là di questo. Buonasera, buonasera anche a te. Ciao Luca, il grande addirittura, no dai, non esageriamo, non fatemi gasare troppo. Hola anche a te, ciao Luca e ciao a tutti. Possiamo parlare un minuto del progetto Flamingo? Grazie. Allora, in verità il progetto Flamingo, sai che io non lo sto seguendo tanto, so solo che è una DeFi su NIO. Allora guarda, facciamo così: Flamingo Finance, dato che ci avevano già dato una guardatina le scorse volte, è una DeFi sulla blockchain NIO. Sicuramente è diventato famoso in particolare grazie a Binance, che ha dedicato il suo launch pool esattamente a lui, cioè uno dei suoi launch pool, che in realtà non è proprio un launch pool, è uno staking. Sapete che adesso c'è la modalità differente, no, di partecipazione ai launch pool, che è differenziata tra il launch pool, che vi dà sempre Bella e Wing, se vi ricordate, e poi ci sono gli staking, nei quali si può dividere le proprie coin in maniera
a scelta, ok? Uno dei quali è Flamingo. Flamingo opera su NIO, ok? Quindi è il classico protocollo DeFi che conosciamo. Quindi il wrapping, che cosa vuol dire? Vuol dire che dalle altre chain si può wrappare le coin. Esempio, voglio spostare Ethereum in questo ecosistema qua, gli mando Ethereum al gateway, a questo ponte che lo wrappa sulla blockchain NIO, lo blocca e te ne dà uno sulla blockchain NIO, e poi lo puoi utilizzare chiaramente in questo ecosistema. Vault, il classico che depositi e te lo mette a rendita. Swap è il classico liquidity pool, dove da un lato c'è il pool di liquidità e dall'altro ci sono i trader che lo utilizzano per swappare le coin in maniera decentralizzata. Perp, wow, bello questo, non lo sapevo, è un i perpetual, quindi è prodotti derivati, presumo, non so come funzionino, con liquidità infinita, pazzesco. E poi abbiamo la governance. Il perp lo devo andarlo ad approfondire, perché potrebbe interessarmi parecchio. Parlavamo fino a poco fa di trading di derivati in maniera tranquilla, insomma, se la DeFi inizia a metterli dentro un po' come si deve, potrebbe veramente portare via tanta liquidità ai checks, ai classici exchange centralizzati. E poi c'è la classica governance col token, ovviamente FLM, che è il token che è stato distribuito anche nel launch pool, non so neanche come chiamarlo, lo staking, insomma il pool di Binance, per capirci, che in sostanza dà diritto di partecipazione, di voto e di immissione di nuove proposte da parte di chi ha il token. Questo discorso delle DAO ultimamente va molto di moda, un po', se vogliamo, per motivi di regolamentazione, no? Sapete bene che le regolamentazioni non permetterebbero mai di esistere a certi protocolli. Con l'escamotage delle DAO, no, si dice, ma sì, di chi è? Esiste una compagnia, un'azienda dietro? No, non esiste, è una DAO che i token holder ricevono le percentuali sulle fee, eccetera, i loro guadagni ce li hanno, ma non c'è una sede, non c'è un'azienda, e quindi non fanno la fine di BitMEX, in sostanza. E questo è un escamotage che la DeFi sta prendendo in maniera veramente comoda, e non lo so, beh, non so se potrà durare, non potrà durare, potrebbe essere uno spunto di riflessione anche questo, insomma, se i protocolli DeFi potrebbero essere a rischio di sanzione e di limitazione dagli enti regolatori, non lo so, sarebbe un tema molto molto interessante, anche perché sapete, sì, si dice DeFi, si dice che è vero, lo smart contract non lo puoi bloccare, però insomma si sa, tipo prendi un Uniswap, si sa chi sono i principali investitori, si sa più o meno dove si trovano, dove è nato, e quindi insomma vai a prendere certe persone e la piattaforma la comprometti, perché comunque DeFi fino a un certo punto. Vabbè, non voglio andare fuori tema, era solo per buttare lì uno spunto. Questo è Flamingo, in sostanza. Ho fatto un'analisi live con voi, giuro, non mi ero preparato nulla. Mi preparerò qualcosa di più se mi dite che vi interessa. Magari facciamo un sondaggino più tardi, che se volete un approfondimento dedicato a Flamingo lo potremmo tranquillamente fare. Adesso torniamo a noi e alle nostre domande. Allora, nuovo haircut, sì, ho shortato i capelli, ogni tanto mi tengo in ordine anch'io, tra l'altro oggi mi vedete in una maniera raccapricciante, perché ero tutto bello pettinato, poi cosa ho combinato? Ho preso la bici, ho preso l'acqua e mi si sono tipo spiaccicati in testa e sono una roba inguardabile, vabbè, voletemi bene lo stesso. Stasera riesco a seguire in diretta, yeah, grandissimo, mi fa veramente piacere. Puoi guardare Swipe su BUSD che è più storico? Sembra abbia dato un colpo di reni e ora stia ritracciando. Allora, Swipe BUSD, che ha più storico? Particolare. Allora, SXP, Boost, vediamo. Allora, effettivamente il suo problema è il discorso del back holding, di cui abbiamo parlato in più occasioni, no? Questo dannato costrutto qua, con crescita parabolica e successiva inversione di struttura, è difficile da recuperare. Perché? Perché c'è pieno di back holder, no? Il discorso è che, cioè, il back holder è colui che acquista la coin in maniera ingenuamente, pensando di holdarla a oltranza, perché può solo crescere, è il futuro, un buon progetto e tutti questi bellissimi
bellissimi mantra che uno si racconta, ma poi il mercato gli tira una sprangata sulla faccia e inizia a invertire. Allora lui cambia idea, perché dice: ma non è che ho fatto una cavolata, l'ho acquistato troppo in alto, che è una cosa che uno non pensa finché c'è il bull market. Immaginatevi di essere qui, ok? E vedete che sale in continuazione, c'è solo FOMO, nessuno pensa a cosa vuol dire trovarsi qui, perché non, la mente non realizza questa situazione. Si tende a proiettare l'ultima parte del mercato nel futuro, ok? Quindi anche su Bitcoin ci è successo, quando saliva ci immaginavamo che poteva solo salire per sempre, target assurdi, 100.000 dollari, 1 milione, robe chi la sparava più grossa. Quando è iniziato il bear market, cosa si sentiva dire? 2018, 19, si arriva a zero, arriva a 2.000, 1.000, non risale più, Perché? Perché in realtà si inverte il sentiment e ci sono i cosiddetti bag holder, coloro che hanno comprato in alto, che non vedono l'ora, cioè hanno il peso proprio sulle spalle. Non parlo di quelli che fanno un piano di accumulo strutturato, fatto bene, che sanno quello che fanno, che magari frazionano gli acquisti perché hanno una strategia da seguire. Parlo di coloro che alla cieca vedono una coin che sale, sentono due o tre racconti sul Cointelegraph di turno che dice che quel progetto lì è una bomba, e allora comprano, e magari uno compra qua, ok? E quindi che succede? Che una volta che il mercato inverte, lui gli manca la terra sotto i piedi, perché dice: ma come? Ma doveva salire e basta? E alla fine cosa succede? Succede che con il scendere, con il calo del mercato, ci sono sempre più bag holder che quindi hanno acquistato e adesso sono in perdita, che non vedono l'ora di liberarsi di questo peso, e quindi non appena c'è uno spunto rialzista loro vendono, perché dicono: ah, finalmente vendiamo, così ho recuperato un minimo la perdita, magari sono in perdita lo stesso, sono in break even, comunque io vendo, mi libero di questo peso, e quindi la pressione ribassista diventa veramente pesante e difficile da battere, ok, da assorbire, perché tutta questa liquidità in vendita pronta a essere scaricata sul mercato diventa veramente dura da essere assorbita dai buyers, cioè ci vuole veramente un volume in acquisto notevole, pesante. E questo cosa, come si può sviluppare nel tempo? In due modi. Il primo è che improvvisamente, random, c'è un mega giga impulso di acquisto che assorbe tantissima liquidità e crea un candelone spropositato, che a volte anche quello viene assorbito poi nel tempo dalla selling pressure, ma a volte innesca un altro ciclo rialzista. È raro, dalla mia esperienza è veramente raro. La possibilità 2, che è quella invece a mio parere più comune, è quella di far passare del tempo, ok? Ci vuole tempo in modo che il mercato scenda, si assesta, si sistema, si fanno gli scambi, passano di mano in mano, magari i bag holder si arrendono, dicono: vabbè, io vendo, basta, non ne voglio più sapere, maturano, superano il lutto, la fase di perdita, e allora è proprio quando i bag holder vendono solitamente che la coin può iniziare a risalire, perché non c'è più questa selling pressure che si è esaurita. Attenzione, questo non vuol dire che se siete bag holder, se avete comprato qui, holdate, perché ci torneremo, perché 9 volte su 10 i massimi storici non li si vede mai più. Non dico che è il caso di Swipe, perché tra l'altro c'è dietro, insomma, un sistema interessante, però ecco, di dire che potrebbe ripartire, non ripartire, tutto quanto, con un costrutto di questo tipo sulla testa diventa veramente veramente complicato, anche perché abbiamo una distanza picco prezzo attuale che è del meno 70%, insomma, non benissimo, diciamo. Rimanendo invece nell'immediato, visto che hai chiesto l'analisi ed effettivamente qualche spunto, se vogliamo, c'è, possiamo denotare questa area di resistenza, quella candelina che vediamo nascere da questo cluster, che tra l'altro viene rafforzata da questo scorso top, vedete qua. E in sostanza sarebbe l'area che va tra 1,80 e 2,05, ok? Ed è un'area di resistenza. Adesso l'ho fatta verde, ma mi correggo subito e la metto rossa, perché di fatto è una resistenza. Quello che vorrei vedere, per dare un minimo di convinzione, un po' di spinta al grafico, è un bel reclaim di questa area, va bene? Perché creerebbe quantomeno un piccolo costrutto di bottom, darebbe un'idea che
come dici tu, ha dato un po' il colpo di reni e sta cercando di riprendersi. Un'inversione di struttura di brevissimo, che poi si potrebbe iniziare a propagare su un time frame più elevato, andando a riprendere poi gli scorsi high, tipo a $3, ma vabbè, deve fare un 2x, quindi è ancora lontano come obiettivo. Però ecco, la prima cosa da guardare potrebbe essere quella. Benissimo, allora andiamo avanti con le domande. SNX BTC, allora, a proposito di SNX, adesso ultimamente ogni tanto saltello con qualche analisi anche durante la diretta, perché ho visto che vi piace, me l'avete chiesto, mi avete detto ma sì dai, ti faccio la domanda subito, poi magari devo andare, quindi mi piacerebbe vedere la risposta. Allora, Synthetix ha sempre un andamento che è bello, perché è in un bel uptrend, però ultimamente sta vedendo un po' di correzione, in particolare, se ci fate caso, questo 48.000 sat, questo livello di resistenza, è stato violato. Questo è il time frame settimanale. Sotto di contro abbiamo un supporto, che è questo qua, che si trova nell'area tra 36 e 38.000 sat. Facciamolo verde per correttezza. E adesso ci stiamo un po' palleggiando dentro, quindi fondamentalmente lo scenario positivo sarebbe ovviamente il reclaim dei 48.200, che mi incentiverebbe magari a cercare la posizione long, altrimenti la perdita dei 36.000 sat, retest bearish e continuazione ribassista sarebbe uno scenario, una realizzazione di uno scenario di storno che prosegue con target successivo più verosimile 21.400, questa linea che vedete qua sotto. Il grafico settimanale a mio parere a questo giro è sufficiente per descrivere la struttura di Synthetix, e quindi mi fermerei qui. Torniamo a noi. Anche Trump e il Covid, sì, anche loro ci si mettono. Infatti ha dato un po' uno scossone, ma tra l'altro la borsa americana non è che è proprio... Cioè, non, mi aspettavo un dump più marcato. Vedrai che una settimana prima delle elezioni Trump guarisce e pompa tutto to the moon. Sì, non mi stupirebbe. Bust exchange senza KYC o imposti pericolosi. Guarda, ti dico la verità, se ce ne fosse uno, se ci fosse un BitMEX, perché di per sé come exchange non era male, è un exchange con molti volumi, molto tecnico, con tutti gli ordini avanzati, non mi dispiaceva affatto. Se ci fosse un BitMEX regolamentato, dove so che posso depositare i fondi, stare tranquillo, che non c'è un trading desk interno che ti opera contro e ti fa saltare gli stop, sarei la persona più felice del mondo. Ciao Luke, quando li attiverai i commenti sul canale Telegram? Ho visto che si possono attivare, però il fatto è che ci vuole anche il gruppo Telegram, che a me sta un po' sulle scatole, quindi non lo so, ci devo riflettere se attivarli o no. Voi cosa mi consigliate? Mi dite, cioè vi piacerebbe poter commentare i post su Telegram? Che poi ho paura che diventi un po' un macello quello. Dove siamo? Trump pomperà anche Band e Algorand. Guarda, secondo me Band e Algorand per essere pompati ci vuole altro che Trump. ce ne vuole, perché Band anche lui ha un po' di bag holder sulla testa, adesso sul daily si vede abbastanza meglio, e Algorand diciamo che anche lui non è che si stia muovendo granché bene, perché ha un grafico che piange miseria da tutte le parti, quindi non lo so, deve fare un po' un miracolo Trump per pomparli, deve dire proprio non lo so, d'ora in poi si paga in Band, si paga in Algo. No, beh, scherzi a cagate a parte, sono dei grafici abbastanza brutti, quindi siamo molto lontani dalla ripresa, diciamo. Bella domanda, sondaggio sui commenti su Telegram. Bene, dai, ci sta, facciamolo subito. Tra l'altro, più che altro, a me piacerebbe, te l'ho detto, però la mia paura è di dover poi gestire anche un gruppo Telegram, che a me terrorizza come cosa. Ho scelto Discord per avere il nostro gruppo, la nostra chat room. Per chi non lo sapesse, abbiamo una chat room su Discord dove si chiacchiera del più e del meno, sostanzialmente, si sparano un sacco di cavolate, ci sono alcuni personaggi che sparano solo cavolate, ma li adoro. No, sto scherzando, so che ti stai sentendo chiamato in causa, e però si parla anche molto di analisi, ci si scambia opinioni, grafici, alcune chicche, io stesso imparo tantissime cose da chi scrive, quindi è un posto dove io cerco di essere per il più tempo possibile. Su Discord perché è un po' più organizzato, insomma è diviso in stanze per argomenti, quindi rispetto al gruppo Telegram è una porcata, cioè il gruppo Telegram è una porcata incredibile. Io però il sondaggio ve lo faccio nel dubbio. Allora, commenti sul canale Telegram? Sì
No. Anche se vi avverto che non sceglierò in base al risultato del sondaggio, perché poi se noto che è un delirio non lo faccio. Allora, a me non interessa Trump, il Covid o BitMEX, io holdo sempre e compro poco costantemente, sono inattivo alla grande. Guarda, che dire, è una strategia che ci sta al suo perché, il piano d'accumulo è la classica cosa più utile, più concreta che uno può fare se vuole investire in Bitcoin, ok? Quindi è semplice, è fattibile, non servono particolari skills e è ciò che rende poi meglio se uno non è un inscimmiato col trading, non conosce tutti i pattern, tutte le cose che servono per operare speculativamente. Io stesso, che comunque ho un po' di esperienza nel trading, non adopero più di una piccola fetta del mio capitale per fare trading, proprio perché farsi prendere troppo la mano non può portare buoni risultati, fidatevi. Quindi concordo col piano d'accumulo, che tra l'altro è anche una mia strategia sia sulle cripto che sui mercati tradizionali, sull'azionario, quindi non posso che concordare. Ciao Luca, mi sono imbattuto ieri in un progetto chiamato Persistence, sempre interessante perché vuole un po' unire il mondo DeFi a quello degli NFT. È possibile ottenere prestiti fornendo come collaterale asset reali tokenizzati sotto forma di NFT. Ne sai qualcosa? Nel caso posso inviare il link del sito web? Allora, i link purtroppo non vengono bloccati da un bot, perché mi è capitato di avere dello spam a manetta, quindi ho bloccato tutti i link, però lo andrò ad approfondire perché non lo conosco. Non lo so, mi sembra molto molto azzardato, cioè nel senso molto, non so come definirlo. È difficile, cioè come fai adesso nell'infrastruttura che abbiamo a riuscire a tokenizzare un asset del mondo reale che non siano quei pochi che già nascono su dei token? Insomma, mi sembra veramente veramente difficile. Dunque, dove siamo? Dove siamo? Dove siamo? Ho fatto 20 account per prendere l'NFT gratuito di Legendary. Grandissimo, lo sapevo che qualcuno l'avrebbe fatto. Non so se lo sapete, ma ieri ho fatto un video sugli NFT, no? Che è un po' il trend del momento, i non fungible token. E alla fine del video vi ho lasciato la possibilità di ottenere un airdrop fornito dalla Legendary Pictures, che è una casa cinematografica discretamente conosciuta, che ha fatto una serie su Netflix che si chiama Lost in Space, se non ricordo male, ed è nato un progetto di terra virtuale, tipo un simil Decentraland, insomma, basato proprio su quello, e ci sono degli asset sotto forma di NFT e stanno facendo un airdrop. Che ne so, se vi interessa andatevi a vedere il video di ieri e magari vi ispira anche il tema degli NFT. È un po' un mattone come video, però dai, ne vale la pena, datemi sta soddisfazione. Cake listata da Binance e a mio avviso è una scam. Non conosco, sai? Ciao Luke, non hai paura che il mercato dumpi proprio nel momento in cui sarai 100% libero per le cripto? Noi ti sosterremo sempre, ma credo tu abbia un piano B. Guarda, io ti dico la verità, questa è una delle domande più pertinenti in assoluto che mi sono fatto N volte, e il discorso è questo: ho cercato di essere il più svincolato possibile dal mercato, ok? Quindi, vabbè, da un lato ovviamente ho altre mie fonti d'entrate derivanti da investimenti, che sono quelle principali. Il lavoro nell'ambito cripto, ti dico, l'ho rodato per 3 anni, perché è da 3 anni che ci sono dietro che faccio questo lavoro, e in più ovviamente. E una delle domande che mi sono fatto, uno dei test, uno stress test che ho sempre fatto, è stato: durante i bear market continua a funzionare oppure mi trovo lì lì che non so più cosa fare? E la risposta fortunatamente è stata che continua a funzionare. Quindi l'importante è rimanere attivi, no? Rimanere proattivi, o meglio, in contatto con le persone giuste, da avere comunque varie porte aperte in vari progetti, insomma, aiutare, essere disponibile, quello veramente fa la differenza. Quindi io voglio continuare a impegnarmi in questa direzione ancora di più, conscio del fatto che in questi 3 anni comunque ho visto una crescita nonostante 2 anni dei 3 fossero di bear market. Quindi mi sento di risponderti con tranquillità che sono sereno riguardo a questa prospettiva. Grazie per la domanda, però. Ciao Luca e buonasera a tutti. Cosa ne pensi di Bitfinex? Penso che è un buon exchange, tutto sommato. Io lo usavo un secolo fa, prima di aver scoperto i derivati, però mi sono sempre trovato bene. Anche adesso è un exchange abbastanza avanzato, con prodotti interessanti, quindi per me è sì.
Ciao caro Luca, scusate, dove siamo? Ciao Luca, buonasera a tutti. Cosa ne pensi di Bitfinex? Ah no, l'ho appena letta, che mongoloide. Un lavoro in hedge fund? Guarda, in realtà con alcuni ci collaboro già dal punto di vista strategico e è un lavoro molto stimolante e molto interessante perché appunto non esiste un ruolo già, come dire, accademico riguardante la gestione, non lo so, strategica, ok, di un approccio, una strategia con cui andare a sbattersi contro i mercati. E quindi, insomma, è bello anche provare questi percorsi dal punto di vista proprio professionale. È veramente affascinante. E è stata una cosa che mi ha aperto tante porte, questa, tra l'altro, perché poi, appunto, molti di loro lavorano insieme, quindi è stato bello anche vedere certe dinamiche dall'interno. Insomma, è uno di quegli ambiti in cui voglio specializzarmi sempre di più, quello. Caro Luca, utilizzando lo stacking di BTC su Binance che si lega con Curve, si corrono rischi? La chiave privata la detengo sempre io, lo staking? Allora, in realtà quello è il cosiddetto DeFi staking, giusto? E in sostanza è comodo perché direttamente da Binance tu vai a operare su Curve, che è un liquidity pool di stablecoins principalmente, che è caratterizzato dal non avere impermanent loss, perché su Curve tutti i pool sono tra asset di egual valore. Quindi esempio le stable coin tutte peggate al dollaro, oppure le varie varianti di Bitcoin peggate alle diverse blockchain, RemBTC, WBTC e così via, ok? E quindi è interessante per chi vuole fare da liquidity provider senza incorrere in impermanent loss, che invece accade ad esempio su Uniswap con i pool con due coin diverse. Detto questo, andare a fornire liquidità su Curve, insomma, vuol dire avere la coin sul wallet, su MetaMask, su quello che è, darla, a fare transazioni per darla in liquidità su Curve, poi fare il mining dei token CRV, quindi andare a recuperare i CRV per aver dato liquidità, ok? E tutte queste transazioni costano gas, van sapute fare, eccetera, eccetera. Ecco, Binance ci semplifica tantissimo la vita, anche se, attenzione, è contro qualsiasi etica della DeFi, questo lo dico come disclaimer, perché fare DeFi da un exchange è una roba che se la diciamo a un massimalista della DeFi ci butta addosso l'acqua santa, ci esorcizza, perché in questo modo si sta dando a Binance le nostre coin e Binance le dà a Curve, ok? Quindi il discorso, la chiave privata la detengo sempre io, la risposta è no, la detiene sempre Binance, perché i fondi sono su Binance e Binance li mette su Curve, quindi il token CRV lo gestisce lui e c'è un po' un rischio di accentramento di potere poi su queste piattaforme DeFi, ok? Dall'altro lato ovviamente c'è l'estrema semplicità, perché si ottiene un APY tutto sommato allettante, rimanendo esposti solo in BTC, quindi che dire, se mi dite può valerne la pena, la risposta è sì, è contro ogni etica della DeFi, però ne vale la pena, è interessante, dal punto di vista di mero profitto è interessante. Un po' spompatino il BTC in effetti, sì, purtroppo sì, non è carichissimo. Ciao Luca, da qualche giorno esiste su Uniswap una pool WBTC PBTC che è incentivata con un farming di PNT per chi ci mette liquidità. Neri a conoscenza, che ne pensi? Nero a conoscenza, com'è che tra l'altro ha un nome che attira molto l'attenzione, cos'è che era, tipo steroid farming, una roba del genere, e cos'è che volevo dire? Sì, è interessante perché comunque il PNT, al di là di tutto, è un progetto che non è malaccio, però dà dei buoni rendimenti. Non l'ho mai fatto, non l'ho mai approcciata né approfondita, però ne ho sentito parlare e ci ho buttato un'occhiata superficiale e mi sembrava interessante. Ciao Luca, ciao amici, ciao Giuseppe, ben ritrovato anche a te. Il mio sentiment è di paura, che vuol dire che dovrei andare net long all in. mai all in e neanche mai fare trading in base al sentiment, né a favore né contro. Cioè, se il sentiment generale è di paura, non per forza bisogna comprare, perché quelle lì sono parole, ok? Quando tutti hanno paura compra, sì, ma cosa vuol dire? Quando è? Perché a volte hanno paura, poi sì, hanno ancora più paura, scende ancora, hanno ancora più paura e continuano.
continua a scendere, zero senso. Quindi è meglio seguire i grafici, avere una strategia che sia agnostica a tutto questo, come appunto un piano d'accumulo, un qualcosa di più semplice. Ma star lì a cercare di nasare il sentiment, dimenticatevelo, perché è una cosa che porta solo a fare errori clamorosi proprio. Stacking è una cosa e staking un'altra, bravo, ben detto, infatti penso di essermi corretto prima, chiedo scusa per l'errore. Che ne pensi di Sushi e del suo restyling? Non pensavo che SBF salisse su un progetto morto. Che dire, non sta andando granché bene, Sushi. La liquidità è scesa in maniera importante, adesso non ricordo neanche più quanta ne ha di liquidità, su DeFi Pulse dovrebbe esserci, andiamoci a vedere insieme, però ormai Uniswap ha preso le redini in assoluto, SushiSwap 340 milioni contro i 2 miliardi di Uni, vedete, ed è continuamente in discesa, non sta andando granché SushiSwap, quindi... Personalmente io non lo sto neanche seguendo, non so voi, ma io non lo sto seguendo. Ci sono alcuni pool particolarmente speculativi che danno degli APY molto alti, ma sono abbastanza rischiosi secondo me, quindi io preferisco stare un po' più sul classico, ecco. Realistico 2 anni, sì, Ethereum 2.0, sì, anche forse anche qualcosa in più. Ciao Luca, troppo forte, gasato ai massimi. Ad ogni crollo generale l'oro tiene e BTC no, è migliorato ma non è ancora maturato a sufficienza per essere considerato come oro digitale. Ma infatti non mi piace che sia chiamato oro digitale, non lo so, non mi ha mai convinto questo paragone, perché sono due cose poi diverse. Sì, c'è il tema del bene rifugio che è un po' in comune, però non è ancora un bene rifugio. Store of value, quello sì, già di più, ma bene rifugio è ancora non corretto come definizione, perché è un bene molto volatile, quindi ci sta che non siano esattamente correlati Bitcoin e l'oro. Ovviamente anch'io stesso, se volessi un bene rifugio dall'inflazione, dall'indebolimento della moneta, sceglierei chiaramente l'oro. Cioè hanno due ruoli diversi, oro e Bitcoin. Ciao Luca, martedì ho cambiato le mie 1000 shitcoin con il premio di 0,005. C'è un vincitore? C'è un vincitore incredibile, non me ne ero accorto, ci devo guardare, non mi ha mandato la notifica Twitch. Ci guardo appena finito questo live e nel caso ti premio nel prossimo, però ti meriti il premio. Mamma mia, abbiamo un raccoglitore di shitcoin d'oro, che dire, 1000 shitcoin, grande, complimenti, complimentoni. Dopo controllo. Buonasera a tutti e ciao Luca, siete sopravvissuti? Dai, sì, siamo sopravvissuti, che cosa è successo? Niente. È possibile avere un po' di analisi fondamentale su Cardano? Grazie. Guarda, non mi dice niente Cardano, non mi ha mai detto tanto, perché boh, mi sembra che sia un po' indietro rispetto ai principali competitor in termini di concretezza proprio, di progetti costruiti su Cardano, utilizzati, che funzionano, che hanno raggiunto user base ampie, che hanno superato gli stress test di come Ethereum nel caso della saturazione della blockchain, insomma tutte queste cose, quindi non lo so, non mi ha mai convinto, non mi ci sono mai avvicinato tanto. Allora io volevo un attimo fare due parole, adesso non gliene frega più niente a nessuno di BitMEX, non avete chiesto niente, si vede che sapete già tutto, ma cosa dite, ne parliamo un attimo di BitMEX o soprassediamo di peso e andiamo agli altri argomenti? Ditemi voi, adesso magari buttatemi lì un paio di commenti in chat, così mi dite cosa, se ne volete sapere oppure no. Bella domanda, quanto costa creare un NFT? Ma guarda, è un discorso di gas, si parla di una transazione, secondo me dovrebbe essere un $20-30 all'incirca, forse neanche, è una... Quant'è che costa? Io avevo fatto una prova con Rarible, però c'erano le gas fees un po' più alte e era un costo esagerato, però secondo me un $20 adesso ti costerà. Un po' come una transazione che fai con gli smart contract un po' più complessi, tipo i pool di Uniswap. Parliamone, era in programma, va bene, ma avete convinto, anche perché in effetti vale la pena parlarne, è un evento importante. Allora, vi scillo intanto la mia pagina Facebook, se non la seguite magari buttateci un occhio perché ogni tanto pubblico qualcosa di interessante.
ogni giorno, in realtà butto lì una news, un grafico, un qualcosa. Allora, il caso BitMEX, ho fatto un riassunto oggi. Fondamentalmente quello che tutti saprete, immagino, è che l'exchange è indagato per aver operato illegalmente negli Stati Uniti. Quindi la CFTC, mi pare che si chiami, che sta per Commodities and Futures Trading Commission, quindi sì, CFTC, è da un anno, attenzione, guardate, la prima cosa infatti è questa che vi volevo far notare, che questo articolo del 19 luglio 2019 diceva che la CFTC stava già iniziando a investigare su BitMEX, ok? Quindi non è un fulmine a ciel sereno, si sapeva che ci stava già guardando dentro. Fondamentalmente il reato che ha commesso BitMEX principale è di violare il Bank Secrecy Act, che è una legge negli Stati Uniti che prevede che qualsiasi piattaforma gestisca fondi di utenti americani, di clienti americani, sopra i $10,000 di controvalore, deve adempiere a tutta la serie di procedure KYC e AML, ovvero la verifica d'identità, il sapere un po' chi è il cliente e l'anti-money laundering, quindi chiedere informazioni, un po' come fanno le banche, no? Non so se avete presente adesso, se vi registrate sugli exchange tipo Coinbase, vi fa tutta quella serie di domande che sono la procedura AML. Se non adempi a questi obblighi, stai commettendo riciclaggio per la CFTC e quindi sei sanzionabile di questo reato. Il problema principale di BitMEX è stato proprio quello, il fatto di essersene sempre fregato un po' di questo, un po' perché l'azienda, la HDR Trading Limited, che è l'azienda che possiede BitMEX, e la 100Pair Limited, che è un nome del genere, si fa molto ridere, ma si chiama davvero così, sono delle aziende incorporate nelle Seychelles, che sapete che quelle giurisdizioni un po' a paradiso fiscale, paradiso giuridico, come le Seychelles, Isole Cayman, eccetera, eccetera, permettono l'incorporamento di un'azienda nella loro giurisdizione. Quindi in sostanza crei un'azienda fantasma, diciamo, incorporata lì e con dei livelli di segretezza e cose di questo tipo. E quindi loro, forti di questa incorporazione, dicendo ma sì, non ci tocca nessuno, se ne sono sempre un po' fregati, nei termini di servizio ci hanno messo sì, gli americani non possono utilizzare la piattaforma, però poi di fatto di clienti americani ce n'erano parecchi, perché basta una VPN e aggiri il KYC, tutti i controlli erano dati da quello, e quindi fondamentalmente c'erano tanti americani. Quindi che cosa è successo? È successo che la CFTC si è un po' incazzata e gli ha detto e adesso basta, cioè hanno arrestato il CTO, che era il tecnico un po' della piattaforma, e tutti gli altri comunque sono sotto inchiesta, e la piattaforma pure. La paura ha preso un po' il sopravvento nei clienti di BitMEX, molti dei quali sono fuggiti. L'open interest è droppato a stamattina del 20%, adesso ancora un po' di più, e sono stati prelevati circa 23.000 bitcoin in un'ora. Avevo visto il dato su Glassnode, mi pare, ci sono tutti i dati in entrata e in uscita dell'exchange, e ho riguardato poco fa, era salito a 30.000 il prelievo totale di bitcoin, che sono il 23.000 sono il 13% del capitale depositato nei vault di BitMEX, quindi c'è stata una fuoriuscita veramente veramente importante. BitMEX dal canto suo non ha congelato i prelievi, non ha voluto seminare panico, anzi ha detto volete prelevare, sapete che su BitMEX di solito si preleva una volta al giorno, si viene validati e viene inviato il prelievo all'una, mi pare, hanno detto va bene, vi mettiamo a disposizione un prelievo in più senza dover aspettare l'una, quindi si è dimostrata tutto sommato abbastanza seria. Quindi questo è un po' il discorso BitMEX. La situazione è questa, adesso BitMEX ha risposto, scusate, stavo dimenticando una delle cose più importanti, questo è l'annuncio ufficiale che è stato dato sul blog di BitMEX, che hanno detto, vabbè, non hanno detto più di tanto, hanno detto non siamo d'accordo, chiaramente, guarda caso, e vogliamo difenderci, ok? Hanno detto noi abbiamo sempre cercato di adempiere agli obblighi legislativi degli Stati Uniti, il problema, dicono, è che queste leggi al tempo, cioè di volta in volta, erano molto lacunose, quindi è difficile anche stare dietro a queste leggi. Noi abbiamo fatto del nostro, sicuramente stanno facendo un po', permettetemi il francesismo, un po' di paraculata, però sicuramente è vero che è difficile stare dietro a delle leggi che sono di fatto lacunose. In ogni caso c'è da vedere che cosa succederà, vediamo, seguiamo questa cosa, seguiamo questo misfatto
eccolo qua, vedete, l'avevo lasciato. 37.000 bitcoin sono stati ritirati da BitMEX, la maggioranza dei quali sono andati a Binance e a Gemini, che ne hanno presi più di un terzo, ok? Quindi l'afflusso è stato da BitMEX a Binance e Gemini principalmente. Gemini è uno dei più conosciuti in America perché è regolamentato, Binance anche quello a Binance US, che l'ha lanciato apposta per essere compliante con le regolamentazioni americane, quindi ovviamente sono due exchange su cui si sta più tranquilli. Quindi che dire dopo questo evento? Io non so cosa ne pensate voi, ma potrebbe essere il primo exchange che finisce sotto i riflettori dei regolatori. Da un lato era ovvio che prima o poi ci andavano a mettere il becco, perché BitMEX movimentava miliardi, non è che era una piattaformina così, un gioco, cioè si parla veramente di volumi di miliardi al giorno, e quindi insomma prima o poi è giusto anche buttarci un occhio. Non regolamentato così a cavolo ci sta, cioè insomma è ovvio, mi viene da dire, che prima o poi ci finiva dentro. E c'è da vedere come reagisce a questa cosa, perché potrebbe essere un evento positivo, perché se inizia a regolamentarsi, magari lo iniziano a fare un po' tutti e si crea un livello di qualità superiore poi per le piattaforme, che giova soltanto a noi utenti. Questo è il mio banalissimo parere. Al momento la piattaforma che sto utilizzando io principalmente come alternativa, cioè dopo aver abbandonato BitMEX, che ormai è da tempo che non lo uso più, è Binance Futures, che ormai la conoscete perché è quella che vi scillo di più, d'altro mi viene molto da ridere, però è la verità. E Binance Futures, insomma, c'è il KYC e tutto, cioè è sotto Binance, è incubata da Binance, e inoltre ha a disposizione un sacco di strumenti derivati su altcoins, eccetera eccetera eccetera. Quindi che dire, basta, non ve la faccio tanto lunga. Un'ottima alternativa è per l'appunto Binance Futures, se mi sento di consigliarvela, e ovviamente vi scillo il mio referral link, che ogni tanto lo vedete passare. Basta, questo è quanto riguardo al caso BitMEX. Se vi va di dire quello che ne pensate, è ben accetto, insomma, per quello che succederà in futuro secondo voi agli exchange, quello che cioè se potrebbe iniziare una reazione a catena per cui o li chiudono tutti, cioè se lo chiuderanno oppure no, non lo so, ditemi cosa vi passa per la testa riguardo a questa cosa, perché è curioso. Io non lo so, ci ho riflettuto molto, non so neanche cosa immaginare, cosa pensare. Allora, intanto andiamo avanti un po' con le vostre domande, butto un occhio sulle vostre domande, e tra poco andiamo a vedere i grafici un po' in maniera più vicino. Sprangata sulla faccia del mercato vi ha fatto molto ridere, grandi. Novità su Serum? Serum è operativo per adesso in piccolo, però insomma sta aggiungendo un po' alla volta varie coppie di scambio, la liquidità non è ancora particolarmente alta, insomma è in avvio. Riguardo i bag holders, un esempio calzante è Litecoin. Sì, Litecoin, Ripple, ma FTX non lo usi? Fai solo accumulo di token? No, bravo, bravo, a tal proposito uso anche FTX, mi trovo veramente veramente bene, infatti consiglio ciecamente anche FTX. Ti dico, prediligo Binance Futures personalmente perché ha le fees più basse. Si parla dello 0,04% per le maker fees, anche scontabili tra l'altro del 10% utilizzando il BNB per pagare le fees, che si va allo 0,036, e se utilizzate il mio referral link c'è un altro 10% di sconto, quindi ci sono veramente delle fees che fanno gola. FTX è 0,07 se non erro, con uno sconto del 5% col referral link, che però insomma è un po' più alta rispetto a Binance Futures. Però che dire, FTX voto 10 perché ha dei prodotti che ci sono solo lì, ok? Gli indici, i token speculativi, lista le coin in maniera abbastanza rapida, quindi niente da dire. Tra l'altro FTX è ottimo perché prelievi gratuiti, c'è la funzione convert che ti scambia una coin con l'altra in maniera gratuita, quindi è da 10 anche lui, non volevo assolutamente sminuirlo. Ci puoi dire qualcosa su Arbismart? Pensi che sia una buona fonte di diversificazione per diventare rect? No, scherzi a parte, guarda, te lo dico con molta sincerità quello che penso di quella piattaforma lì. Tutte le piattaforme che in generale propongono un modello di guadagno che non è trasparente
usando dei termini come arbitraggio, che insomma è un termine molto 2017, ormai non va più di moda l'arbitraggio, non è profittevole, è completamente saturo come mercato, non esiste che ci fai dei guadagni del genere. Quindi io già per quello la boccio completamente, non ci metterei su neanche i soldi degli altri, ti dico la verità. Io lascerei davvero perdere e basta, questa è la mia opinione, in maniera molto sfacciata, Ciao Luca, da qualche giorno è nata la LP di Lau, che cos'è? Con rendite altissime, ad oggi ha 4 scambi per un totale di 45 milioni in pool, ne hai sentito parlare? Grazie. No, non la conosco proprio. Cosa si intende con il termine arbitraggio? Ma l'arbitraggio in sostanza è lo sfruttamento di due pricing diversi dello stesso asset su due piattaforme diverse. Quindi se Bitcoin costa 10.000 e 10.010 su un'altra, tu sfrutti quella differenza fondamentalmente shortando uno e longando l'altro, oppure comprando da una parte e vendendo dall'altra, ma non è minimamente sostenibile. Ci sono anche forme di arbitraggio, lo so, più avanzate, come quello triangolare, che si sfruttano tre coppie per sfruttare inefficienze, però davvero ve lo dico col cuore in mano, non è profittevole, non è più profittevole neanche se avete dei bot e tanta liquidità, c'è veramente di molto molto meglio. Ci sono le piattaforme DeFi, c'è la SeFi, perché usare Arbismart? Non ha veramente senso, non ha nessun tipo di senso, c'è un rischio spropositato. Tra l'altro giusto oggi rispondevo a qualcuno che dicevano sì, è la licenza della europea, così è una farloccata quella licenza lì, perché è una licenza estone che la danno praticamente a cani e porci, cioè tu vai lì, la registri, ti danno la licenza, è una roba veramente da poco, non lo so, io non mi fido, ecco, questa è la mia opinione, non voglio diffamare né niente, è la mia personalissima opinione. Allora, dove siamo finiti? Luca, il convert di FTX applica degli spread sensibili, non è free, non pensi? Allora, guarda, ti dico la verità, l'ho utilizzato l'altro ieri per convertire USD in Bitcoin, in sostanza. Secondo me ti applica un pochino, sì, un minimo sì, perché c'era più o meno $20 di differenza rispetto al prezzo spot, quindi un 0, secondo me sarà più o meno la fee, come dire, la fee dell'exchange spot. Luca, in mente di cambiare qualcosa nel formato della live? Scusa la sfacciatezza, ma io credo sia troppo lunga, magari sono in minoranza. Guarda, apprezzo tantissimo, credetemi, le critiche costruttive, e come ti piacerebbe? Dimmi un po', fammi una proposta, cioè meno risposte alle domande, meno analisi di grafici, magari renderla fissa di un'ora, non lo so, ditemi, perché davvero io voglio fare un qualcosa che piaccia, quindi sono la cosa più apprezzata per me sono le critiche costruttive e vi incentivo sempre a farmele. Allora, andiamo avanti, prendo l'ultima domanda, per me non è troppo lunga ma troppo corta, è un incubo. The Rock Trading, sai come funziona adesso per chi ha aderito al crowdfunding? Ma se non sbaglio ti dovrebbero dare innanzitutto lo sconto sulle fees, no? Non so se l'hanno già applicato oppure no, che gli hai dato il Rock ID quando hai fatto l'investimento stesso, e poi adesso devono ultimare le cose, poi daranno i benefit promessi. Tra l'altro non ne ho parlato ancora, ma non so se avete notato, hanno raggiunto l'overfunding massimo, il 200%, quindi il massimo possibile, hanno raggiunto il doppio della cifra prevista, e hanno acquisito tra l'altro una parte della società sempre italiana Seed Venture, che è una società che si occupa di tokenizzazione e di offerte iniziali in compliance con gli enti regolatori, quindi secondo me stanno lavorando anche sul lato delle IO, e la cosa mi affascina sempre di più, per me è da 10 anche lui, The Rock sapete che ce l'ho nel cuore, io lo utilizzo, è da 10. Secondo me, non sono d'accordo che sia troppo lunga, secondo me è strutturata bene, si inizia con le news più piccanti, poi le nostre domande, poi i grafici. Io non penso, se essendo su YouTube la si può spacchettare, io farei due format distinti, solo Q&A, solo grafici, grazie per il suggerimento, adesso poi ci penso, ci rifletto su. Tra 2 settimane si saprà di più per DRH, cos'è? Su YouTube 2 per sempre, così parlo così che non si capisce niente. Magari una prima metà con una scaletta di tuoi argomenti, imposti il contesto della live, 2 o 3 grafici, e poi seconda metà dove apri alla botta e risposta. Tra l'altro, guarda,
Mi è venuta una pensata così, potrei magari farne più di due di live e dedicarne alcune solo al Q&A e lasciarle solo su Twitch, magari quando avrò più tempo di fare i nostri due appuntamenti, magari un po' più brevi, un po' più stretti, e fare qualche altra live, un Q&A più discorsivo da tenere solo su Twitch. Potrebbe essere un'idea anche questa. Una domanda da Nabbo, su Binance Staking come funziona? Perché ho messo degli algo in staking ma non vedo alcun pulsante di conferma. Dunque, non mi ricordo, su algo, se non erro, non devi vincolarlo, sì, perché in staking Binance basta che ce li hai sul wallet e lui ti accrediti in automatico, penso ogni mese, se non erro, il guadagno dello staking del mese precedente. Perché Wirex sta facendo il crowdfunding? Che cosa danno se investi? Anche lì ci sono dei benefit che mi pare forse anche sulle fees, non ricordo benissimo, però anche Wirex sta spingendo veramente veramente tanto, veramente tanto. E basta, dai ragazzi, che dire, andiamo a dare un'occhiata ai grafici così la tagliamo un po'. Volevo vedere, ho fatto una domanda su Liquid Swap di Binance e me la sono persa, dov'è finita, ah eccola qua, ho messo USDT su Liquid Swap, come va gestita? Grazie. Liquid Swap di Binance, ma nel senso, puoi, quando vuoi li puoi prelevare, tu fornisci liquidità e basta, e ci guadagni un piccolo interesse. È abbastanza semplice. In effetti, news e guardare i grafici delle tue posizioni per primi sarebbe un grande ottimizzazione, dato che le domande possono spaziare molto di più e rischiano di occupare troppo tempo. Interessante, interessante. Allora, voi continuate a dirmi la vostra, magari ditemelo anche su Discord, ditemelo su Telegram, anche privatamente, così, perché davvero ci tengo a creare un format che piaccia, che sia interessante. Ci sarebbe bene una serie sulla psicologia e i comportamenti degli investitori. A mio modesto parere, è più importante delle analisi tecniche, prima di far danni bisognerebbe conoscersi meglio. È vero, infatti è un argomento che voglio toccare, anche quello più in profondità. Sì, 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 lo faremo, assolutamente. Ciao Luca, hai già fatto dei video in cui mostri come fare short? Assolutamente sì, te lo puoi trovare. Sì, 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 sì. Che il 12% sia piccolo mi sembra riduttivo, sì, in effetti è abbastanza, è notevole, è notevole. Allora, basta, andiamo a vedere i grafici, così stringiamo un po' i tempi, e mi raccomando, sempre ditemi cosa vi piace e cosa non vi piace. Non abbiate paura anche a dirmi mi fa schifo il tuo live, dici solo cose inutili, perché se qualcuno di voi lo pensa, insomma, voglio saperlo per evitare che diventi un pensiero comune senza che io lo sappia e che possa prendere provvedimenti per migliorare la qualità poi dei miei contenuti, che è la cosa a cui tengo di più. Avrò anche più tempo per farlo, quindi meglio di così. Allora, Bitcoin, partiamo da lui. Allora, abbiamo già fatto un piccolo teaser dell'analisi del grafico di Bitcoin poco fa, e in particolare abbiamo guardato 11.000 e 10.141 come i due direttori del movimento, il range, tac 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 e così via, ok? È vero, questi sono i due livelli chiave più importanti, in particolare 11.000 è un cluster intermedio nato un po' di tempo fa, 10.141 è nato dal dump e dal pool di liquidità sottostante che è stato confermato nei giorni a seguire. I giorni a seguire erano di range, che poi è stato rotto a rialzo, è andato a testare il range high, poi a palleggiato di nuovo sul range low e adesso si sta creando una formazione appunto rettangolare di range. Questa è la direttrice principale. Poi, andando a vedere più nel dettaglio, si può notare innanzitutto come in questi ultimi giorni sia stato creato un lower high rispetto a questo, ok? Allora, sugli 11k abbiamo un falso breakout che ha messo un po' di offerta sul piatto, ok? Quindi l'offerta si è fatta vedere perché abbiamo provato a rompere, ma subito c'è stato un dump talmente violento, guardate i volumi, tra l'altro è stato l'unico spike di volumi. Adesso mi sa che cambierò grafico perché a BitMEX non so se è più quello che ha i volumi maggiori, dovrò spostarmi, userò quello magari di Binance Futures d'ora in poi. E fondamentalmente vedete soprattutto questa candelona rossa ha mostrato follow up di offerta dopo il falso break, siamo andati a testare di nuovo la liquidità sul range low e poi si è presentata altra domanda che però è durata poco perché l'impulso di domanda è stato estremamente localizzato su un'unica candela, dopodiché abbiamo lateralizzato un po' e con questi due spike di liquidità siamo andati a pescare, a grattare un po' in alto, ma
senza grande successo, perché sono stati immediatamente assorbiti in un follow up di offerta che per ora sta continuando. Quindi abbiamo creato un piccolo pool di offerta qua sopra, sopra i 10.840, qua vedete, e a cui è seguito poi un piccolo follow up di offerta, come vi dicevo. Adesso c'è da capire quale sarà l'esito di questa ondata, piccola ondata di offerta. Gli scenari che mi immagino sono di due, tre tipi, facciamo così. Allora, il primo è di andare di nuovo a testare il range low e il pool di offerta di domanda sottostante, e c'è da vedere come reagiamo. Il secondo è che magari troviamo un higher low, e sarebbe curioso perché diventerebbe una formazione triangolare e non più orizzontale, e quindi non sarebbe più dominata dall'offerta, ok? Perché se andiamo a testare di nuovo il range low abbiamo un dominio dell'offerta. Se guardiamo nel complesso il range, abbiamo dei lower high, degli equal lows, l'offerta che si sposta in basso, quindi che va a bastonare un po' più in giù, e invece la domanda che non si fa tanto sentire, quindi l'offerta, diciamo, è un po' più forte. Non vuol dire che romperemo a ribasso, però vuol dire che per ora l'offerta è un pelino più forte. Al contrario, se dovessimo adesso andare a fare appunto un higher low, avremmo anche la domanda che si è spostata un po' più in alto, e quindi diventerebbe curioso poi vedere l'esito di questo triangolo. Qualora, vabbè, il triangolo poi non sto a spiegarvi che a seconda del lato in cui lo andremo a rompere determinerà poi chi ha la meglio tra domanda e offerta. Invece, se dovessimo andare a approcciare di nuovo i minimi, ci sarebbe da vedere se l'offerta, se la domanda di nuovo si palesa e respinge iniziando un altro swing all'interno del range, oppure B, se l'offerta vince, assorbe il pool di domanda, che è strong, ce ne vuole, sarebbe un segno molto forte l'assorbimento di tutto questo pool, e andiamo con target 9.500, che è questo clusterino intermedio, che è la prossima area di supporto, banalmente. Quindi questi sono un po' gli scenari principali. Come posizionamento io personalmente non ho pianificato nulla, ok, se non ovviamente il tenere d'occhio il reclaim degli 11.000 come possibilità di long. Questo è l'unico posizionamento che tengo d'occhio, che adesso reclaim degli 11.000 per me vuol dire innanzitutto il claim, cioè l'assorbimento di quest'area di liquidità 11.080-11.190, quindi penetrarla e chiudere sopra, e poi come retest ci può stare tutta l'area che va dagli 11.000 al top di questo pool di liquidità. C'è da vedere ovviamente come succede, se succede, quando succede, tutti questi discorsi qua. Questo direi che è tutto, perché se poi dovessimo rompere a ribasso, io non ho ancora intenzione di aprire degli short, perché lo valuterei solo in caso di rottura dei 9.500 innanzitutto, cioè rottura a ribasso e continuazione, perché sarebbe un segnale abbastanza forte. Però per adesso è presto, perché ci troviamo ancora in un canale di storno che potenzialmente potrebbe essere rotto a rialzo e innescare un bel effetto domino rialzista, quindi stiamo a vedere. Il macro ovviamente rimane rialzista, perché abbiamo una bella leg up di provenienza. Se guardiamo anche il grafico mensile, tra l'altro lo notiamo che ha chiuso proprio ieri la candela, l'altro ieri, non lo so, insomma oggi è il 2, quindi con settembre ha chiuso la candela del mese, e non è stata brutta, perché se ci fate caso c'è una lower shadow molto lunga che fa vedere comunque domanda, cioè che l'offerta è stata assorbita, e non abbiamo neanche perso dei supporti significativi, perché il più significativo era questa vecchia chiusura monthly che stava a 10.770, non so se la vedete bene sul grafico, che sul mensile è un po' meno comprensibile forse, e ha retto, quindi non abbiamo perso nessun supporto sul mensile, non è un brutto scenario. Questo è quanto, insomma, io rimango bullish sul macro e stiamo a vedere come ci comportiamo. Tra l'altro vi do un teaser, così non ho perso di vista il topic trading automatico, non credete che l'ho abbandonato lì, sto sviluppando una strategia di scalping, quindi ve la butto solo lì, basta, fine, chiusa parentesi, era giusto un teaser. Questo è Bitcoin. Andiamo a vedere le altre coin principali, quindi BNB da un lato, che se vi ricordate avevamo ipotizzato la possibilità di una posizione triangolare, cioè una triangolazione, che qua adesso è tutta
zozza, ve la faccio un po' meglio, potrebbe essere una cosa di questo tipo, così, boh, una roba del genere, insomma, che come l'avevamo giustificata? Allora, avevamo detto innanzitutto che su time frame settimanale, scusate, facciamo un passo indietro, su time frame settimanale avevamo il range high, che è 0.0024, che aveva, era stato rotto a rialzo, cioè questo è il range in questione, rotto a rialzo, ritestato con una formazione un po' puntiforme che non mi è piaciuta granché, però ha tenuto il retest, vedete, abbiamo avuto un tentativo di affossamento assorbito e adesso c'è un follow up di domanda per il momento, quindi questo è interessante. Tuttavia, visto la formazione puntiforme, è difficile fare subito un higher high, ok? Ci vorrebbe una bomba di domanda, cosa che è rara, e quindi la cosa più probabile che adesso si lateralizzi un po'. L'ideale sarebbe lateralizzare appunto a triangolo e magari rimanendo sopra al range high, quindi ai 0.0024, il che farebbe da apriporta per un possibile setup long basato su un'anticipazione, ok? Quindi lateralizzazione triangolare dopo un breakout sopra al supporto, sopra al livello rotto, è un quadro tutto sommato bullish che apre le porte appunto a chi vuole aprire una posizione un pelino più rischiosa, ma forte del fatto che stiamo lateralizzando appunto sopra al livello rotto chiave. Tra l'altro qua in questo livello ci si va a infilare anche questo clusterino intermedio e quindi assume ancora più significatività. Niente, questo è lo scenario su BNB, altrimenti ovviamente aspettare la creazione di higher highs. Per adesso questo sembra essere un lower high, vediamo, adesso magari andrà a cercare un higher low e se così fosse potrebbe dare adito a questa famigerata triangolazione. In quel caso lì, ve l'ho detto, ogni rottura di un high, quindi un higher high che viene fatto, è un possibile segnale d'ingresso, altrimenti ci abbiamo l'anticipazione. Questo è BNB. Poi abbiamo Ether dall'altra parte, che non si sta comportando granché bene. Se vi ricordate, io ho chiuso metà della mia posizione, fondamentalmente quando siamo usciti da qua, da questo livello che ve lo mostro sul settimanale, è un cluster intermedio abbastanza significativo. Allora ci arriviamo, eccolo qua, vedete, nasce qua e il livello di prezzo è 0.0035 e dintorni, va bene? Quindi l'abbiamo violato, apparentemente anche forse un po' retestato, non è una violazione particolarmente forte, però insomma siamo sotto, sta muovendo il prezzo sotto di esso. Metà posizione l'ho chiusa, la restante metà la chiuderei in caso di chiusura del settimanale sempre sotto a 0.0318, per poi andarlo ad aspettare a 0.0028, che è il primo punto dove potrebbe rimbalzare. Sarebbe un qualcosa che non andrebbe comunque a violare il macro bullish. Il macro bullish sarebbe invalidato in caso di perdita di quest'area 0.026 e dintorni, ok? Perché? Perché andremmo a invalidare tutto il breakout da questa struttura, rientreremo un po' nella struttura di bottom, che non sarebbe una bellissima cosa. Quindi questa è un po' la mia visione su Ethereum. Per idee invece di eventuali reingressi, non lo so, essendoci sopra questo costrutto qua di top dato da due high e un higher high in mezzo, una sorta di testa e spalle, sinceramente non ho tutta sta fretta di entrare, ecco, perché qualcuno mi ha fatto notare, ma volendo si potrebbe entrare sul reclaim di questo livello qua, quello che hai usato per uscire, potenzialmente sì, però non mi fa impazzire come setup proprio per via di questo top che non mi piace nemmeno un po', quindi aspetterei magari la rottura di uno di questi due high che sono stati fatti dopo al top, va bene? Quindi un higher high un po' più su lunga scala. E questo è Ethereum. Poi basta, non abbiamo in verità altro. Volevo rispondere alla domanda intanto di una persona, quello che vi ho detto che me l'ha fatto offline, e rispondo subito. Mi aveva chiesto di Upbot, che era una IO che c'è stata su FTX, e mi ha chiesto che cos'è. Allora, in realtà è una piattaforma che non è ancora uscita, c'è solo il token. È una piattaforma che sarà una piattaforma di trading automatizzato, all in one, che integrerà diversi exchange, tra cui Binance,
Binance, OKX, FTX ovviamente, e sostanzialmente permetterà di automatizzare il trading, di gestire portafogli, sarà una piattaforma intelligente di gestione di capitale, diciamo così. È molto molto interessante, nonostante io non abbia il token, ok? Quindi vi parlo molto chiaro, non ho acquistato il token, sapete il mio metodo qual è, che le novità così non ancora che hanno uno storico, io a volte ci perdo molto di potenziale profitto per questo motivo, ma il mio approccio è questo, cioè se un qualcosa non ha uno storico notevole di fondamentali e di mercato, io non lo tocco, quindi che siano IO, che siano ICO, che siano tutte queste cose belle, anche Flamingo, tutti quelli lì che farmo su Binance, io li dumpo subito perché comunque non ho intenzione di investirci in quanto sono progetti neonati. È interessante, vale la pena seguirlo, perché no, magari in futuro lo userò anche, non lo escludo, visto che mi piacciono a me questi sistemi che automatizzano, che ottimizzano un po' il trading. Tra l'altro c'è dentro anche commodities, ho visto che c'è dentro anche lo yield farming, avevo letto il white paper quando era uscita la IO, e permette un po' di fare tutto ciò che ti può permettere di avere un rendimento o il trading sulle tue cripto in un'unica piattaforma, quindi sicuramente lo seguirò, però al di fuori del token, che insomma ha un po' di utilità sia sì, al suo interno, però c'è ancora tutto il mondo davanti, quindi adesso è una mera scommessa. E poi ci tenevo invece a parlare della la BCE che sta andando avanti verso il digital euro. Vi lascio il link qua nella chat, giusto per non parlarne troppo, al report che hanno pubblicato, che se vi va di leggere cioè può essere anche interessante. E fondamentalmente ve lo riassumo, che anche questo articolo di Bloomberg lo riassume bene, e in sostanza l'euro digitale, non si parla ancora di privacy, era uscito il tema, vi ricordate, che potrebbe essere privato, non si sa ancora, di questo non ne hanno ancora parlato, non vuole soppiantare il contante ma vuole affiancarlo. Il vantaggio sarà che toglie l'intermediazione delle banche tra l'utente finale, il cittadino, e la BCE, perché con l'euro digitale l'utente finale è direttamente in contatto con la BCE che la emette, ok? Quindi si taglia l'intermediario. Una delle più grandi sfide, infatti, dicono, è cercare di non far soffrire il sistema bancario da questa disintermediazione. Bello questo, un po' il... non lo so, sono curioso di vedere come risolveranno il paradosso. E è su blockchain, ovviamente, per motivi di borderless, sicurezza, trasparenza, perché comunque la trasparenza ci sarà, ovviamente non agli occhi di tutti ma agli occhi di chi di dovere, e basta. Il discorso è un po' cercare di andare ad agevolare l'utilizzo di, come se fosse contante, di euro, anche a chi magari ha più difficoltà economiche, in stati in maggior difficoltà e maggior difficoltà di accesso al contante. Chiusa la parentesi, perché altrimenti ve la faccio lunghissima. Se vi va, date una letta anche al report, che potrebbe essere interessante. 50 paginette, giusto un malloppino, esatto, proprio lui. Allora, se avete ancora qualche domanda, fatemela, che è il momento. Attenzione che il flexible staking è stato disattivato da Binance, purtroppo. È vero, l'ho letto, tra l'altro mi è arrivato la newsletter. Come mai? Chissà, peccato in effetti. Allora, per SNX Celsius potrebbe avere buon margine in caso facessero staking. In alternativa, al momento ci sono molti traders che vogliono tradare e shortare SNX. Si parlava di SNX qua sopra, forse. Infatti a tratti anche Aave offre tassi abbastanza alti su SNX. È vero, l'ho notato anch'io. Infine, al momento c'è una feature tra l'altro anche su Cream Finance avevo visto che c'erano dei tassi abbastanza alti su SNX. C'è una feature dello staking di Synthetix con uno snapshot settimanale, e ci sono delle whales che fanno snapshotting, tengono saldo alto prima dello snapshot, figurati, prendendo anche a prestito e poi dumpano tutto. Quando ci sono quegli snapshot lì è una pratica abbastanza comune. A me l'unica cosa è che sembra che vai sempre di fretta, però forse sei solo fatto così. È che più che altro se non vado di fretta va a finire che stiamo qua 3 ore, non una. Vi faccio impazzire, non lo so, mi spiace. Cerco di accontentare un po' tutti, ma secondo me sto arrivando a questa conclusione, che la migliore ipotesi potrebbe essere, ditemi anche voi cosa ne pensate, magari aggiungere uno o due appuntamenti live infrasettimanali da tenere solo su Twitch per non riempire YouTube di live, che poi diventa un mattone insopportabile, e magari da fare anche in formato podcast, non lo so, e i live più che altro per fare un discorso di domande e risposte, che così non abbiamo solo due appuntamenti dove ci sono ore e
ore di domande, che tra l'altro non succede mai che le leggo tutte, perché se le leggessi tutte probabilmente staremmo qui fino a mezzanotte, e mi spiace perché questi appuntamenti live sono belli anche per confrontarci. Non lo so, ditemi un po' cosa, come vi sembra. Oggi tutto scende eccetto MTA, buy the rumors e sell the news. Qualcuno ha dei rumors oggi di MStable? Allora, avevo letto qualcosa, aspetta, cos'è che avevo letto? Fammi vedere il feed di Twitter, avevo visto qualcosina. On-chain governance, se forse può essere questo, lo staking, esatto. E poi c'era anche una partnership con qualcuno, Rari Capital, non c'entra niente, forse con una piattaforma di NFT, insomma avevo letto qualcosa che avevano integrato l'MUSD in qualche piattaforma, però mi sembrava una notizia minore. Secondo me la notizia principale potrebbe essere proprio questa, il lancio dello staking di MTA, quindi in sostanza credo che, immagino che sarà un po' simile alle altre piattaforme a causa della possibilità di voto, no? La DAO, la governance, quel discorso lì di poter vincolare i propri MTA per avere diritto di voto, un po' come succede in Curve, no? Che ci sono i CRV, che se li vincoli ti danno i VCRV, ok? E in sostanza tu hai un rendimento più alto. Secondo me è la stessa medesima cosa. E magari approfondiremo. E ovviamente, ecco, più il lock è lungo e più c'è il moltiplicatore. È veramente simile a Curve, il discorso di Curve. È un po' la moda del momento delle DAO e delle piattaforme di DeFi. Ottimo anche il podcast, a me il format piace, è bello dinamico. Non facciamo più sondaggi, ne abbiamo fatto uno all'inizio di sondaggio. Parlavi di entrare su Alpha e Venus al momento del listaggio? No, attenzione, in realtà forse parlate della strategia che avevo, cioè strategia, della mia allocazione che avevo fatto, di cui avevo fatto coming out su Telegram, dell'allocazione dei pool di Binance, no? In sostanza il mio discorso è questo, su Binance, su quei launch pool lì, che ti fanno farmare i token mettendo la tua liquidità, io i BNB, holdando BNB lo utilizzavo per quello, no? E il mio scopo è unicamente dumparli quei token lì, non ho intenzione di investire nei token di Venus, di Flamingo, di Alpha, né di Bella Protocol, né di Wing, ma solo di dumparli. Quindi il mio discorso era questo, io li tengo, se sono già listati li tengo ovviamente suddivisi da dove rendo di più, li metto dove rendono di più in termini di APY e al limite poi li vado a scambiare, tanto su Binance hai praticamente zero fees per fare queste operazioni. Qualora ci sono dei token non listati, come era per Venus e per Alpha, allora io avevo allocato una percentuale un po' più alta lì, mi pare era 30-30 e il restante 20 sul launch pool e poi c'era un altro 20 su, mi pare, Flamingo, perché erano i più, cioè 20 e 20 erano quelli con rendimento più alto degli altri, non di quelli listati. Quelli non listati, percentuale più alta, perché di solito al listing c'è un po' di pump e quindi volevo sfruttarlo per venderli immediatamente, poi riaggiusto le percentuali chiaramente in base a quelli che rendono di più. Il discorso è un po' quello, dipende dagli argomenti. Io dividerei tra fondamentali e analisi, se no mischi la gente che ti chiede del progetto in sé con quelli che vogliono sapere cosa ne pensi del grafico. Sì, hai ragione, anche quello è vero, infatti di solito dividevo in due live, però è difficile trovare un ottimo. Magari farò un po' di sondaggi anche su Telegram per capire un po' il sentiment generale e riorganizzare un po' il tutto. Il trading automatico mi gasa ai massimi. grandissimo. Va bene, dai ragazzi, siamo a 1:20, con questo chiudiamo il live di oggi. Abbiamo parlato di tantissime cose, abbiamo buttato un occhio su vari grafici, le altcoins, le altre sono tutte abbastanza in rosso, quindi c'è poco da dire, nel senso che non è il momento di cercare di fare acquisti. Secondo me, io le altcoins ve l'ho detto, ho ridotto un po' la mia esposizione, non vedo niente di particolarmente allettante all'orizzonte. Seguitemi sempre su Telegram, che comunque condivido sempre le mie analisi giorno dopo giorno, cerco i grafici più interessanti con più spunti e li condivido con voi. E se aggiungi un live, magari farlo alle 21. Il problema è avere una vita, perché guardate, mi piacerebbe fare un live ogni ora, però sapete, non è che c'è solo questo nella vita, quindi potrebbe diventare difficile, non lo so. E dicevo,
dicevo, chiudiamo quindi qui. Grazie per aver partecipato, grazie per aver fatto le domande, grazie per occhio che inizia il rally di BTC. Cosa fai? Mi distrai, basta, adesso non leggo più i vostri commenti, così imparate, mi distraete. Grazie di tutto, grazie per chi si è abbonato, per chi mi supporta usando i ref link che scillo, siete fantastici, non vedo l'ora di potermi dedicare a voi al 100%. Vi auguro un buon weekend, occhi puntati su BTC, su quello che combina, perché lì sì che ci potrebbero essere delle opportunità interessanti di long qualora dovesse dare un po' di colpo di reni. Sempre sul pezzo, ragazzi, e alla prossima!